Dalla cima di questa collina, sulla Torre del Gallo, dalla sua sommità, lo scienziato Galileo Galilei era solito osservare la volta celeste. Forse alla ricerca di altri mondi che potessero uguagliare la bellezza proprio al di sotto del suo sguardo. La vista sorprendente di Firenze non si dimentica. E subito si intuisce il motivo per cui è universalmente riconosciuta come una delle più belle città del pianeta, luogo di origine del Rinascimento, culla dell'arte e dell'architettura. Il Rinascimento trova la sua forma sublime nel David di Michelangelo Buonarroti. Il David ritrae l'eroe biblico nel momento in cui si appresta ad affrontare Golia e venne commissionato come emblema della Repubblica Fiorentina. Dal 300 la genialità si mette all'opera nella Basilica di Santa Maria del Fiore. La costruzione del Duomo, frutto di un cantiere durato secoli, ha risentito delle alterne vicende della storia politica ed economica di Firenze, dei cambiamenti di gusto e delle diverse personalità dei capomastri che si sono alternati alla guida del cantiere. Arnolfo Di Cambio, Giotto, Francesco Talenti, Andrea Pisano, Luca Della Robbia, Filippo Brunelleschi. A questi e altri nomi entrati nell'Olimpo dell'arte italiana è stata affidata in più fasi la realizzazione di questo monumento. Malgrado si richieda molto a un simbolo universale di bellezza, Firenze riesce sempre a superare le aspettative dei suoi ospiti. Si è lasciata raccontare dalle parole di Dante, Boccaccio, Machiavelli. Si specchia nelle immagini create dal genio degli artisti, come Leonardo e Michelangelo. Ogni sguardo alla città è sempre come fosse la prima volta. Un dettaglio, prima sfuggito, riaffiora e rinnova l'emozione. Questa città è come una musa ispiratrice delle anime artistiche di tutti i tempi. Continua ad alimentare in ogni viaggiatore il sogno realizzabile di vivere sulla propria pelle tutta la poesia dei suoi luoghi.